finalmente possiamo andare avanti. Ho dovuto fare backtracking. La mappa sì è grande, è anche più piena di... cioè, a differenza di Legends Arceus, questo glielo dico perché è vero, c'è più roba nella mappa, però cazzarola, a costo di qualitativamente una robaccia, effettivamente. Sono andato da solo, a random, rip, vabbè. Vabbè, chi mi son portato dietro? Gyarados, vero? Spero. Eccolo lì, ok, Tentacruel con i piedini, madonna santa. Tentacruel con i piedini non si poteva vedere, l'hanno dovuto fare. È tanto danno! Oh. No, il gelo denti fa, ok. Ma se aspetto, te hai morso. Oh, gliel'ho distrutto. Ok, ora è diventato normale. Quindi ora... ah, no, lo posso già catturare. Ah, ok. È easy. È easy così, vedi? Easy. Catturato. Dammi quelle cavolo di... caramelline che le devo dare. Le devo assolutamente dare. Devo allenare i Pokémon. Pa-pa-pa-pa-pa. Toad School. Madonna santa. Caramella XSS. Ok, va bene. Vabbè, ci alleno le Chonk. Devo allenare le Chonk. Assolutamente devo allenare le Chonk. Devo. È obbligatorio. Miseria. Mm? Elettrococcola. Che schifo. Ah, Pepe, il dominante delle scogliere dovrebbe essere da qualche parte in questa zona rocciosa. L'ho cercato per un po' qui intorno, ma non ne ho visto nemmeno l'ombra. E se fossi in alto attaccato a una parete? Nah, impossibile. Non penso proprio che abbia fatto tanta strada, perciò vedi di non cadere giù dal precipizio mentre lo cerchi. Se qualcosa non ti torna, magari dai un'occhiata. Ok. Va bene. Ah, sì, alza lo sguardo. Devo guardare in alto. Perché ti giri sempre ogni volta che apro quella cazzo di mappa? Ah, eccolo lì, guarda, il sacco di merda. Sì, ma... come faccio? Gli devo... beh. Guarda dove l'ha lanciato. Vabbè, ma è scappato. Sì, devi inseguire, sono un po' stronzi loro. Beh, Alex... ok? Madonna, sei creepy sto Pokémon. Salve. Hello. Ok. Cos'è? Tipo... c'è la vita così, ok. Allora, immagino che non sia tipo acqua, però gli facciamo cascata giusto per provare. E invece, massacrato in un colpo. E se ne scappa. Ok. Va bene. Cerca il dominante. No, non volevo cliccare. Mi fai andare. L'ho trovato il dominante. Gli sono sopra. Che cazzo succede? Hello? I caricamenti lunghissimi di sto gioco, so. Ma? Che cazzo succede? Si è messo a mangiare qualcosa. Ok? Arriva l'altro. Hai trovato il Pokémon? Quello è il dominante delle scogliere, ma è enorme. Sarà diventato più forte. Adesso si è pappato quella spezia. Dobbiamo stare attenti, TTD. Faccio come prima. Cioè, mi giro, cascata, morto. O diventa... diventa con... no, non diventa col cristallo. Allora, mi giro, cascata, è morto. Cascata. Ma dai, si mette male. Ma non perderò mica. Io e Shellder ti faremo a polpette. Ok, va bene. Ok. L'attacco aumenta. Il raguscio. L'attacco speciale aumenta. La velocità aumenta. Oh, la madonna. Ah, però la difesa cala. Ok. La difesa speciale cala. Ok.
Paccaroccio Shusheldr. Lo posso catturare? No. Non credo. Ah, ok, rip. È un boss. Ah, cos'è? Ti fa fare la cattura dopo che l'hai sconfitto? O proprio no, niente non cattura? Lo catturi. Che palle. A posto, ucciso. Let's go. C'è tutta una lore dietro. Cosa sono i Pokémon Alpha? No. Ah, ok. Battuto. Guarda Gyarados incazzatissimo. Però Gyarados è il modello di Pokémon migliore che ho visto. Cioè, proprio. Lo sai, mi piace tanto Magmite anche. Non l'ho ancora visto. Hanno dato al modello 3D quel luccichio fatto bene per l'acciaio. Attenzione, abbiamo Battiterra finalmente. Gible. Lui come Pokémon non è male per l'abilità che ha. Che cosa? Il granchio? Ma dai, è andato alla grande. Ottimo lavoro, TTD. Certo che i Pokémon dominanti fanno paurissimo quando li si fa arrabbiare. Ma va. Sono incacchiati. Anche te scemo che li fai arrabbiare, no? La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. Setacciamo il posto prima che ritorni. Ok. Grotta. Grotta Pokémon. Let's go. Occhio, è buio qua. Ok. Cosa? Ah, eccolo qua. L'ingrediente segreto. Ok. Questa è una delle spezie nascoste. È identica a quelle che ho visto nel libro. Avete trovato la spezia nascosta dolce. Sì, e vai, grazie TTD, è tutto merito tuo. Allora, vediamo che dice il libro. La spezia nascosta dolce fa bene allo stomaco e aiuta la digestione. Pare che sia ottima anche contro il mal di pancia. Ok, quindi che cazzo serve esattamente? Vorrei dargliene subito un po'. Bene, ora ti preparo uno spuntino spaziale, vedrai, ti stupirò. Ok, diamo il panino a coso? Oh, un po' di questo, un po' di quello. Wataya! Oh, ok. Pronti? Ecco te un panino alla pepe speziatissimo. E per ringraziarti di aver sconfitto il Pokémon dominante, voglio anche regalarti una medaglia. L'ho fatta modificando una riproduzione della medaglia delle palestre. Ok. Va bene. Va bene, ok. Va bene, raga. Va bene, basta. Mangiamo il panino. Cosa mi serve a me il panino? Ah, ecco, arriva fuori, vuole lui il panino, ovviamente. E questo che vuole? È uscito da solo. Vuole il panino. Aiuto, amore panino. Sniff, sniff. No, caro, non ce n'è per te. Vuoi dare il panino? Sì. Chomp, chomp. Ma che fai? Dai via il panino che ho preparato apposta per te? Yeah, sei stronzo. Ora non ne ho più per te. E non c'è problema. E dai, così mi fai fare la figura dell'egoistone. Tiè, ti do la metà del mio gusto, mi raccomando. Ok. Hai già finito? Diventa più forte, più figo, attenzione. Raidon impara la mossa cavalcatura corsa. Oh, finalmente posso correre, cazzo! Non sarà mica diventato più potente. Ok, era quello che volevo vedere ora. Non posso crederci, queste spezie sono incredibili. Hanno un effetto del genere, sono sicuro che... Sono sicuro che saranno utili per la ricerca di tesori. Sì, 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 è per forza così. Bene, ci siamo riempiti la pancia mangiando i panini alle spezie nascoste. Iniziamo a mettere a posto, va? Ok, va bene. Che problema vuoi che sia? Tanto i protagonisti dei giochi Pokémon sono degli automi che non mangiano, bevono, né tantomeno dormono mai. Qua ci penso io, magari nel mezzo. Io qui volevo vedere altre 4 spezie, ok? Ah, va bene, quindi le spezie sono le MN per la cavalcatura. E allora, questo qui volevo vedere una cosa, perché io questo dominante ancora non l'avevo fatto. Ah, ok. Vuoi io vedere ho fatto se ti 3 diversa? Dominanti diversi. Ok. E ora l'ho fatto anch'io. Prima roba. Prima cosa ho sbloccato la mossa surf. Ah, allora è diverso, perché a me ha dato la corsa. Poi ho preso la planata e poi ho preso il gran salto. Ah, allora io invece ora posso correre.
A differenza tua ora. Voglio vedere se ora mi dà la corsa. Vuol dire che sono fissati su... Crydon sembra aver recuperato uno dei suoi poteri originali. La velocità di corsa quando sei in groppa al Pokémon sembra essere aumentata. Adesso puoi premere lo stick sinistro per correre in groppa a Crydon. Se colpisci un albero mentre stai correndo, farai cadere i Pokémon che si nascondono tra le foglie. Prosegui nella tua avventura insieme a Crydon e viaggia in lungo e in largo per il vasto territorio di Paldea. Non c'è un itinerario predefinito. Controlla la mappa e decidi le tue prossime destinazioni in autonomia. Potresti dedicarti a esplorare i luoghi che ti incuriosiscono di più, ad esempio. La varietà di esperienze che farete insieme vi aiuterà senz'altro enormemente a crescere. Beh, sta roba ci sta. Sta roba ci sta, che il Pokémon, cioè, non è che decidi te quale prendere a random, ti dà sempre la stessa mossa. Mi piace l'idea che... Sì, in base a dove vai, te hai la... Sì, quello mi piace, sono sincero. Sfidante, ti stavo aspettando. Vediamo, la prima capo palestra non era tanta roba, è un mago. Che cacchio è? Che cacchio combina sto qui? Vabbè, c'ha la frusta. Frusta i Pokémon, attenzione. Ben arrivato, il mio nome è Brassius. Sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. Fra una pennellata e l'altro mi occupo anche della palestra di Lostazones. Ho seguito il tuo esame dalla cima del mulino. Devo ammettere che hai un ottimo spirito di osservazione. La forma mentis con cui hai inquadrato quei Sunflower è a dir poco avanguardista. Sì. Mi auguro è che... È stato mezz'ora a cliccare sulla statua di Sunflower, bello smart che ha. Vaffanculo. Il tuo senso estetico in fatto di latte si è altrettanto sviluppato. Ma ora basta chiacchiere, abbiamo una composizione artistica da creare. Tyrus con la parrucca, e beh, iniziamo subito. Un vero artista agisce appena l'ispirazione chiama. Ok, seconda palestra, let's go. Frusta i Pokémon. Raga, frusta i Pokémon. No, Golden Medal. No, io non tratti prima di me, non sincero con il pensiero. Che stanno. Sarebbero forti. Allora, puoi giocarci Goku Cannibal per quello. Boh, Golden Metal Cooler e Lieza. Aspetta, ti dico quando hanno i kit. Ti saprò dire così. È la verità. Petilil, ok, senti. Rotto a fuoco e muori. Addio, Petilil. È stato dura. È stata pesante. Era cattiva, eh. Forse stanotte teaser, dici? Smovil, ok, noi rimaniamo così. Smoliv in realtà, Smololiva, mamma mia sto nome. Rotafuoco, Growlite, ammazzalo! Ok, perfetto, secondo Pokémon andato. Growlite intanto, tanta roba da dartelo prima della palestra di tipo erba. Sudowoodo, oh, Sudowoodo, roccia. Attenzione, e noi facciamo la mossa. Gyarados, vieni fuori. Volevi far la mossa con Sudowoodo, che però non è tipo erba, in realtà non è un alberello. Vediamo se ci fa la mossa in realtà lui. Interessante, scorgo del talento, avanti dunque, completiamo in Che hai detto? Parla come mangi. Sudowoodo, in che cosa ti trasformi? Secondo te? Tipo fuoco. Erba. Il tocco finale, la verità sta nell'albero. Chiamerò quest'opera La verità sta nell'albero. Ok, vediamo. Diventa erba? No, non può essere così stupido. Che tipo è? Sudowoodo, tipo... Tipo stupido. Erba? Sì, è tipo erba. Che cacata. Ho detto, che sei un capo palestra del tipo erba. Ma è da stupidi. La terra cristallizzazione la fa su quel tipo lì. Ma è da stupidi. Ti dovrebbe mettere un Pokémon di tipo non erba e rendertela difficile. Lui è tipo terra. Non mi mettere che diventa erba. Lui è tipo roccia. Erba. Sì, roccia, terra, vabbè. Ce l'ha così. Non me lo rendere che poi diventa erba, perché sennò... Ho catturato Growlite 10 metri prima della città. Vinco. Vinco perché Growlite ora lo mena pesantemente con un rotafuoco. E questa è la puttanata. Le palestre così sono brutte. L'arte è a volte una corsa contro il tempo. Azione, dinamismo, accelerazione. Queste... Ok. Apri pista. Ok.
Ok. Fatto molto. Voglio sinceramente scoprire di che tipo è il mio Growlithe. Terra Crystal. È tipo fuoco. Sì, guarda, ora esplode. Quelli che prendi così, quelli che prendi così hanno sempre il Terra tipo primario. Sì, ok. Con il candelabro. Let's go. Growlithe con il candelabro. Vai, Growlithe, usa rotafuoco. Addio. Peccato, le palestre per ora non mi stanno piacendo molto. Su spada e scudo erano comunque fighe. Qua per ora, porca Eva, sono bruttine. Sono abbastanza bruttine. Da primo momento mi sta più interessando il Team Star e i boss. Sì, probabile anche il Team Star lo devo andare a fare. Ce n'è uno domani vicino, stream, eh? Domani stream. Pokémon, non c'è niente su Dock nel momento. È probabile che domani, forse nel pomeriggio, la facciamo la stream. Ora decido ancora. Le tue tattiche trasudano estro creativo. Che fantasia di mosse, che Pokémon pittorici. Ma vaffan, hai già rotto le balle. Dai, dammi la medaglia, levati dal ca e basta, ok? Grazie, ciao. Ciao. Eccola lì, perfetto. Ora che sei in possesso di due medaglie, potrai catturare con agi Pokémon fino al livello 30 e impartire il loro ordine. Ok, posso arrivare al 30, a posto. Un allenatore all'avanguardia come te merita persino un pezzo della mia collezione personale. MT20 apri pista. Perfetto, grazie mille. Ah, sono travolto dall'ispirazione. La sento, l'impellente voce delle muse. Perdonami, ma ti devo abbandonare. La mia nuova creazione mi reclama. Sai qual è una cosa che però non mi sta piacendo apposta delle palestre? Dica. Che secondo me potevano farla a difficoltà progressiva. Mm-hmm. Nel senso, io posso scegliere qualsiasi palestra andare a fare, però è cappato al livello del primo capo palestra. Battuto quello, ti sale al cap successivo, qualsiasi tu vada. Ah, perché capito, per esempio okay, ho già battuto sì. un capo palestra che hai Pokémon al 35. Mm-hmm. Vado a fare questo che c'ha Pokémon al 16. Sì, quella è un po' una bullshit. Fosse stato in base alle... Fosse stato progressivo, sarebbe stato più bello. E anche fatto sai meglio, cosa? Diciamo. Sai cosa? Poteva avere anche i Pokémon diversi. Tipo, facciamo che la prima palestra che tu dovresti fare è quella di tipo Bug. Se tu ci arrivi, sì, ce l'hai più alla evoluti, fine ce l'hai tipo... come ottava, c'ha le evoluzioni maxate, le mosse più forti, tutto al 50, roba del genere, sì, sarebbe più figo. Sarebbe molto più figo. Ma devo venire io dalle idee, un cazzo di gioco di Pokémon, ma puttana. Datemi i soldi, datemi la gestione di questa compagnia di merda. Faccio il miglior gioco di Pokémon che avete mai fatto. Per ora poco, rimango ancora per poco. Per oggi finiamo qua anche perché abbiamo fatto cos'era? Abbiamo fatto 3 ore oggi pomeriggio, altre 2 orette qua, per oggi siamo a posto. Domani nel pomeriggio andiamo avanti, domani nel pomeriggio, cioè tipo, che ne so, domani mattina, no? Dopo aver fatto un po' di roba vado, cioè preparo tipo tutta la roba qua, faccio un po' di cacate. Ho ragione. E via. E poi domani facciamo un po' tipo il team fuoco, facciamo la palestra elettro se si può. Qua c'è un altro Pokémon, dobbiamo andare a prendere un po' i Pokémon che danno le skill alla mount, effettivamente dovremmo farle.